Ciao, ciao a tutti, io sono Miss Giulia, questo è il secondo video in collaborazione con Bead Park, sempre a tema resina. In questo video, come vi avevo anticipato, andremo a realizzare appunto questo pendente a punta. Questo è il codice del prodotto, poi vi lascio ovviamente qui nella i di informazione il primo tutorial in collaborazione con Bead Park e poi vi lascio anche in descrizione l'unboxing di tutti i prodotti che ho scelto appunto dal sito di Bead Park. Ripeto, per chi volesse andare a vedere le cosine per quanto riguarda le perline, vi lascio appunto l'unboxing perché ho preso, oltre agli stampi per la resina, ho preso le Delica, Rockail 110 della Toho, Delica della Miyuki, ho preso anche gli Swarovski, Rivoli Swarovski. Poi ho preso anche delle navette molto carine in vetro, comunque tantissime cosine interessanti, vi lascio anche tutti i link giù nell'info box. E adesso andiamo a sperimentare con questo stampino qui, come resina. Io vado sempre a utilizzare questa qui di Resin Pro, dove appunto c'è il componente A e il componente B, una resina ipossidica, il rapporto è di 10 di A e 6 di B, e adesso vado a miscelare le due resine. E poi andiamo a sperimentare con questo graziosissimo stampo. Verso la resina all'interno dello stampo, ho scelto questo bellissimo colore. Ok, vedete? Non l'ho riempito tutto, ma metà. E adesso con la resina trasparente inserisco all'interno qualche glitterino. Ho inserito all'interno i glitter, questi fucsia, i glitter gialli, i flakes fucsia e questi glitterini rosa, e questo è il risultato. E adesso verso il tutto all'interno dello stampo. Rieccomi, sono trascorse 12 ore e la resina si è catalizzata. Vado a togliere il pendente appunto dallo stampo, un attimino che... Ok. Ed eccolo qua. Davvero molto molto carino. Poi qui in punta ci sono due micro perline e poi ci sono i due colori che si sono miscelati e uniti per bene, davvero molto carino. Avevo realizzato anche un altro pendente con lo stampino che già avevo e il risultato è questo qui, che è anche molto molto carino. Sotto ci sono tante micro perline rispetto a qui che ci sono soltanto in punta, e poi c'è questa sorta di degradé con tre colori. E adesso vado a limare la parte qui in alto e poi a forare per mettere appunto un chiodino a perno.
questo è il risultato, ed ecco qui il pendente, davvero bellissimo con tutte queste sfumature. Sopra l'ho lucidato con appunto questo smalto che si asciuga all'aria, e questo è il risultato. Per la catena immaginavo appunto una catenina realizzata con cipollottini e con l'uncinetto, con il filo. Quindi appena realizzerò appunto la collanina vi mostrerò il pendente con la collana. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni.